Monta la polemica a Scicli per la presenza del boss Franco Mormina all'inaugurazione di un centro scommesse. Interviene la commissione antimafia. Viene fermato dai carabinieri per il mancato uso del casco di protezione. Lui prima li minaccia, poi li aggredisce. Arrestato un giovane pozzallese di 24 anni. Celebrato ieri il 50° anniversario dei fatti di Avola, ricordate le due persone che persero la vita, occasione utile per affrontare gli argomenti come lavoro e caporalato. Conto alla rovescia da oggi per l'inizio della kermesse più golosa dell'anno a Modica, Cioco Modica 2018, prima edizione del cioccolato a marchio IGP. La 13esima giornata sorride alle squadre ragusane di eccellenza e promozione. Il Marina di Ragusa vince contro il Rosolini. Il Modica sconfitto in casa dal Ragusa. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Dunque, in apertura parliamo di questo episodio che ha già fatto scatenare diverse interventi e diverse polemiche. A Scicli un boss viene celebrato come una star e conteso per i selfie. Si tratta di Franco Mormina, invitato ad inaugurare una sala scommesse a Scicli. Ad occuparsi per primo del caso è stato il sito d'inchiesta laspia.it, che con tanto di foto denuncia la presenza del boss durante l'inaugurazione. E sull'episodio il Movimento 5 Stelle ha già annunciato due interrogazioni. Sentiamo tutti i dettagli dal servizio. Un capomafia che inaugura con tanto di selfie e like sui social un nuovo centro scommesse di Scicli proprio nella città di Montalbano, ed accanto a quel basolato tanto famoso in tutta Italia c'era Franco Mormina, detto Trinchiti, capomafia di Scicli, in piena festa e disinvoltura tra i tanti presenti all'inaugurazione della sala scommesse, ospite d'onore come una star, sempre a disposizione per qualche selfie e brindisi. Le foto che vedete sono state prese proprio dal profilo Facebook del titolare e in pochi minuti hanno raccolto decine e decine di apprezzamenti e like dal popolo di internet. Ma chi è Franco Mormina? Come accennato, per la Direzione Nazionale Antimafia è il capo mafia sciclitano, adesso in libertà dopo una condanna a 11 anni riformata in appello a oltre 7 anni perché per la Corte d'Appello era incompatibile con le condizioni carcerarie per i suoi problemi di ipertensione, problemi di salute che però non lo hanno reso incompatibile con la vita mondana e le inaugurazioni. C'era lui dietro le collusioni politico-mafiose che portarono allo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli. Ad occuparsi del caso sabato scorso il sito online La Spia, diretto da Paolo Borrometi, che con tanto di foto ha denunciato per primo quanto accaduto nella pittoresca città di Montalbano. Sulla questione anche il senatore Mario Michele Giarrusso, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Antimafia e in Commissione Giustizia. Nelle prossime ore depositeremo due interrogazioni urgenti, ha affermato Giarrusso, una al ministro degli interni e un'altra al ministro della giustizia, per comprendere come sia possibile che un capomafia possa inaugurare una sala scommesse e girare tranquillamente nonostante sia condannato e giudicato incompatibile con le condizioni carcerarie. Ancora a cronaca, era nascosta in un'auto proveniente dal porto di Pozzallo la droga, 20 kg di cannabis sequestrata lo scorso fine settimana a Malta. I controlli della squadra antidroga assistita dalla dogana di Malta hanno portato all'arresto di 7 uomini di età compresa tra 23 e 51 anni, 6 dei quali residenti in Sicilia, uno è maltese. Gli arresti hanno avuto luogo dopo diverse ispezioni su veicoli arrivati a Malta da Pozzallo. In uno dei veicoli sono stati trovati appunto i 20 kg di droga confezionata in 34 pacchetti nascosti in vari punti del veicolo.
Un pozzallese di 24 anni arrestato dai carabinieri per violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a sabato sera, quando il giovane, in sella al proprio scooter, è stato fermato dai militari perché sprovvisto del casco protettivo. Alla richiesta dei documenti, il ragazzo ha fornito generalità false e alla contestazione del mancato uso del casco protettivo ha anche minacciato di gravi conseguenze un carabiniere, sferrandogli numerosi calci e pugni. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato con un piccolo quantitativo di marijuana utilizzato per uso personale. Il 24enne pozzallese si trova adesso agli arresti domiciliari. A Modica i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato in un supermercato di Corso Sandro Pertini Tiziano Cicciarella, modicano di 27 anni. Cicciarella sabato sera in orario di chiusura era stato sorpreso da un vigilante all'interno del supermercato intento a rubare diversi generi alimentari e un power bank per telefoni cellulari. La guardia giurata ha quindi allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno arrestato il giovane ladro con alle spalle diversi reati inerenti agli stupefacenti. È stato celebrato ieri il 50° anniversario dei fatti di Avola, in cui persero la vita due persone, Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona, quest'ultimo originario di Frigentini. Un'occasione utile anche per parlare di lavoro e di caporalato. Sentiamo. Anche il presidente della regione Nello Musumeci ha partecipato ieri alla cerimonia del 50° anniversario dei fatti di Avola. Ad aprire i lavori al Teatro Garibaldi è stato il sindaco Luca Cannata. In sala presenti le sorelle di Giuseppe Scibilia e la sorella di Angelo Sigona, due delle vittime di quel 2 dicembre del 68. Quando, a causa di un'ondata di scioperi organizzati dai lavoratori agricoli di Avola e della provincia di Siracusa per l'eliminazione delle gabbie salariali del caporalato e la istituzione della commissione sindacale per il controllo di collocamento della manodopera, fu attuato dai lavoratori un blocco stradale sulla statale 115 che provocò l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ordinò ai manifestanti di liberare la strada, ma al loro rifiuto scoppiò una rivolta. La polizia cominciò a sparare ad altezza d'uomo. Furono uccise due persone e ci furono anche feriti, 48. Dopo questi fatti la trattativa venne rapidamente conclusa, seppure al prezzo di vite umane. Sull'asfalto rimasero Giuseppe Scibilia, 47 anni, di Avola, e Angelo Sigona, 29 anni, di Cassibile, originario di Frigentini. Musumeci ieri ha incontrato i parenti delle due vittime e ha annunciato che scriverà a Mattarella per chiedere la desecretazione degli atti di quella funesta mattinata del 1968. La vicepresidente della Commissione regionale antimafia, Rossana Cannata, ha fatto sapere di avere presentato un disegno di legge. Dal palco del Teatro Garibaldi di Avola, Fly CGL, Fly CISL e WIL hanno chiesto alle istituzioni di mettere in pratica tutti gli strumenti normativi esistenti per sconfiggere il caporalato e che lo Stato renda pubblici i fascicoli di polizia di 50 anni fa. La giornata si è aperta con la tradizionale posa della corona di fiori al cippo in contrada chiusa di Carlo, il luogo dell'eccidio. Giuseppe Scifo, segretario generale della CGL di Ragusa, nel suo intervento ha dichiarato: «Oggi il movimento sindacale non può che ripartire dalla propria storia per riconsegnare a tutti i lavoratori la prospettiva reale di un vero cambiamento. Nel 2016 abbiamo ottenuto la legge contro il caporalato e lo sfruttamento, votata quasi all'unanimità dal Parlamento». Tra i presenti anche Ivana Galli, della segreteria nazionale della CGL. Il Comitato Viaggiatori Wussia torna a far sentire la sua voce dopo la nomina del nuovo amministratore delegato di Soaco. L'assemblea dei soci sembra non volere modificare né uomini né strategia aziendale, dichiara Claudio Melchiorre, presidente del Wussia, scegliendo come amministratore delegato Serrano, ex direttore generale di Fontanarossa, che a lungo si è occupato degli interessi di entrambe le società. Il Comitato dei Viaggiatori del Sud
Sud Sicilia rimarca come scegliere Renato Serrano sia una sorta di continuazione della costosissima gestione, a meno che il nuovo amministratore delegato non abbia avuto il mandato di tagliare spese per 200.000 euro al mese e non abbia avuto l'illuminazione su come fare bandi per rotte che riscuotano l'interesse dei vettori. Dopo l'ultimo question time al comune di Ragusa, il consigliere Marco D'Asta ha segnalato code e caos negli uffici dell'anagrafe, soprattutto per quanto riguarda i cambi di residenza. La richiesta del consigliere infatti è quella di intervenire con appositi dispositivi al fine di regolamentare l'afflusso dell'utenza e garantirne la privacy. Sono certo, dice Marco D'Asta, che l'amministrazione raccoglierà questi suggerimenti al fine di migliorare il servizio. E cambiamo decisamente argomento perché è iniziato a Modica il conto alla rovescia per l'inizio della kermesse più golosa dell'anno, Cioco Modica 2018, ed è la prima edizione del cioccolato a marchio IGP. Sentiamo. È iniziato il conto alla rovescia per l'evento più atteso dai golosi, Cioco Modica, in programma dal 7 al 9 dicembre, con un ricco programma di intrattenimento, cultura, storia, tradizioni. Questa edizione è la prima del cioccolato a marchio IGP. Oro certificato è il claim scelto per la manifestazione. Variegato il programma pensato dagli organizzatori, che spazia dall'intrattenimento musicale di altissimo livello agli altrettanto prestigiosi appuntamenti culturali. Dagli show cooking dal vivo allo street food internazionale, che quest'anno rappresenterà una sorta di festival nel festival. E poi naturalmente spazio al cinema, all'arte e allo spettacolo. Anche se già da giovedì si comincia con la consegna delle chiavi di cioccolato della città ai bambini da parte del sindaco e con appuntamenti dedicati soprattutto agli studenti. L'inaugurazione è prevista per venerdì 7 dicembre alle 10.30 in piazza Matteotti, ospite il presidente della regione Nello Musumeci. Tra gli eventi in programma, sabato alle 9.30 nell'aula consiliare, il meeting tecnico Il cioccolato di Modica IGP e alle 18.30 la presentazione da parte dell'autore Antonio Capranica del suo nuovo libro Royal Baby, mentre alle 20 in piazza Municipio ci sarà il concerto di Lorenzo Licitra, vincitore della scorsa edizione di X Factor. Oggi intanto dal Comune è arrivata l'ordinanza che regola la viabilità in occasione delle giornate di Cioco Modica. Corso Umberto, Piazza Corrado Rizzone e Via Marchesa Tedeschi saranno interdetti al transito e alla sosta venerdì dalle 14 alle 2 e sabato e domenica dalle 10 alle 2. Bus navetta saranno istituiti per le tre giornate e le fermate saranno uguali a quelle delle scorse edizioni. I visitatori potranno parcheggiare alla zona artigianale, ex tribunale, stadio Caitina, piazzale Baden-Powell, largo 11 febbraio e cimitero, in via Consolo e viale Manzoni, sensi unici in via Tirella, via Nuova Sant'Antonio, via Modica Ragusa, corso San Giorgio. E questa mattina intanto all'inizio di corso Umberto è comparsa una impalcatura che servirà a posizionare le immagini promozionali dell'edizione 2018 di Cioco Modica, che costituirà la porta d'ingresso della kermesse. La struttura ha ridotto la carreggiata e si sono già registrati commenti poco lusinghieri degli automobilisti che considerano pericoloso il restringimento della principale arteria. L'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Ragusa partecipa alla Giornata Internazionale del Volontariato che si celebra il 5 dicembre. Appuntamento alle 10 all'Hospice dell'Ospedale Arezzo. Il servizio. Il 5 dicembre si celebra la Giornata Internazionale del Volontariato, una giornata per riconoscere e promuovere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo. L'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Ragusa partecipa a questa ricorrenza annuale, riconoscente verso le tante persone che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità verso chi ha più di bisogno. L'appuntamento è fissato per le 10 al reparto Hospice Oncologico dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sarà presentato
presente Salvatore Criscione, presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell'ASP di Ragusa. Alle 10.30 l'introduzione e l'apertura dei lavori sarà a cura di Antonella Battaglia, responsabile hospice di Ragusa, e di Stefania Antoci, psicologa e psicoterapeuta. Alle 12.30 gli operatori dell'hospice consegneranno i pensieri natalizi, mentre nel pomeriggio è prevista la visita ai malati e alle loro famiglie all'ospedale Giovanni Paolo II. E al centro antiviolenza di via Pasolini a Vittoria è iniziata la nuova avventura di Donne a Sud, che sabato sera ha inaugurato la sua biblioteca di genere. Si parte con un centinaio di libri, frutto del grande impegno delle soci e delle generosissime donazioni di amici e simpatizzanti. Donazioni che sono continuate anche nel corso della cerimonia inaugurale alla presenza del padrone di casa, Don Beniamino Sacco. La biblioteca di Donne a Sud sarà aperta a tutti nei giorni e nelle ore del centro antiviolenza, da lunedì al sabato, venerdì e domenica esclusi, per dare la possibilità di consultare i testi a quanti lo vorranno. E adesso apriamo l'ampia pagina sportiva del lunedì con il calcio. Nei campionati di eccellenza e promozione la 13ª giornata sorride alle squadre ragusane. Il Marina di Ragusa si aggiudica infatti il quasi derby con il Rosolini in eccellenza, mentre il derby vero in promozione tra Modica e Ragusa è appannaggio degli azzurri di Raciti, grazie a un gol del centravanti Gargiulo e ad una decina di minuti dal termine. Torna a vincere il Frigentini dopo una lunga serie negativa. Il servizio. Giornata positiva, la 13ª nel campionato di eccellenza per Marina di Ragusa e Santa Croce. Il Marina ha battuto il Rosolini per 2-1 e continua a salire in classifica. Il gol del successo in pieno recupero di Majorana. Buon pareggio per il Santa Croce sul campo dello Scordia. Tutto nella ripresa, la squadra di Lucenti recupera con Nassi, ex di turno, dopo 10 minuti dal vantaggio dei padroni di casa. La partita tra Camario e Atletico Catania è stata sospesa sul 3-0 quando gli ospiti al 31esimo del primo tempo sono rimasti in 6 dopo gli infortuni di 3 giocatori. Si erano presentati in 9, tutti ragazzi delle giovanili. Questi i risultati in eccellenza: Scordia-Santa Croce 1-1, Camaro-Atletico Catania sospesa, Giarre-Ionica 0-0, Marina di Ragusa-Rosolini 2-1, Palazzolo-Biancavilla 1-1, Paternò-Milazzo 0-0, Terme Vigliatore Real Aci 1-0, ha riposato il Catania San Pio X. In promozione l'interesse era concentrato sul più classico dei derby, vale a dire Modica-Ragusa, disputato ieri al Barone con una cornice di pubblico che ha ricordato tempi migliori per le due squadre. La battaglia del tifo sugli spalti l'hanno vinta i supporters modicani con striscioni, canti e cori degni di una gara di serie superiore. Sul campo però ha vinto il Ragusa, che si è dimostrata squadra meglio assortita a centrocampo e in attacco. 1-0 il risultato finale grazie al gol siglato da Gargiulo al 34esimo del secondo tempo, dopo che il portiere del Modica, Gianchino, classe 2001, aveva deviato sul palo un rigore calciato dall'ex Filicetti. Gli ospiti, dopo il penalty, hanno anche colpito due traverse e il portiere prodigio del Modica ha salvato la sua porta in un paio di occasioni. I rossoblù di Lavaccara avrebbero potuto pareggiare sul finire, ma un colpo di testa di Chebè è finito alto. Sconfitto l'Atletico Scicli sul campo del Caltagirone per una rete a 0, gol lampo dei Calatini dopo un minuto di gioco. Successo corroborante del Frigentini 2-0 sabato al Barone sulla Barrese, interrotta la serie di sconfitte della squadra allenata da Di Martino. Giornata di riposo per il Neo Pozzallo, che avrebbe dovuto incontrare il radiato Caramineo. Questi i risultati in promozione. Caltagirone, Atletico Scicli 1-0, Don Bosco, Floridia sospesa per la pioggia, Enna, Megara Augusta 3-2, Frigentini, Barrese 2-0, Modica, Ragusa 0-1, Real Siracusa, Sporting Priolo 2-0, Riccardo Garrone Siracusa, Sporting Eubea 2-0, ha riposato il Neo Pozzallo.
E adesso pallavolo, la Provoleti in Modica sbanca il parquet di Bari e continua la scalata della classifica di B1 femminile, 3-1 il risultato a favore delle modicane. Anche il volley maschile si fa onore, sabato battuto in Lamezia con un secco 3-0. Il servizio. La Provoleti Modica continua la scalata alla classifica e, sbancando ieri il parquet pugliese della PVC Bari, conquista 3 punti pesantissimi. Le biancorosse di Corrado Scavino tardano a carburare e permettono alle baresi di aggiudicarsi il primo set. Dal secondo parziale in poi, però, è un crescendo della squadra modicana che martella con ferro e scirè. La PVT alza il ritmo del gioco e si aggiudica 3 set di fila, conquistando 3 punti che consentono alle biancorosse di entrare di diritto tra le big del campionato di Serie B1 femminile. A fine gara Chiara Scirè viene eletta migliore giocatrice del match. Per la PVT sabato prossimo match casalingo contro la capolista Santa Teresa. Nel campionato di Serie B maschile continua la marcia trionfale del volley Modica, che ha battuto sabato il Lamezia per 3-7-0. La gara è iniziata al Geodetico ma è stata conclusa al Palarrizza per l'impossibilità di continuare nella struttura tensostatica a causa della condensa, un problema già verificatosi un paio di settimane fa durante la partita della PVT. Il mezzofondista modicano Carmelo Cannizzaro è stato insignito del premio Padua 2018, giunto alla 50ª edizione. Il giovanissimo atleta di appena 17 anni che corre con i colori della Running Modica ha infatti sbaragliato la concorrenza in forza dei suoi strepitosi risultati agonistici ottenuti nel corso di quest'anno. La commissione del premio, istituito dalla famiglia Padua in memoria del compianto Salvatore, ha fissato la premiazione il 18 dicembre alle 18 nella sala convegni del Palazzo della Provincia di Ragusa. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per essere rimasti con noi e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.